Ecco, potete vedere adesso Santino Spinelli, il libro, l'ultimo libro, Una comunità da conoscere, la cultura Rom, scritta in questo bellissimo libro dal professor Santino Spinelli, ma non è l'unico libro, caro Santino. Quindi questa è una fatica quanto ti è costata questo. Tanti, tanti Io so ore di che anch'io lavoro. scrivo libri, so che ci vuole tempo a scrivere Allora, questa è una comunità da conoscere, storia, lingua e cultura dei Rom italiani di antico insediamento. Vale a dire, questa è un'opera, come dire, monografica, riguarda i Rom italiani. Ripeto, quelli che sono arrivati alla fine 1300, in epoca angioina, fino ad oggi. E storia, la lingua, la letteratura, la gastronomia, i proverbi, le Bellissimo, bellissimo. poesie, insomma, una cosa molto bella. I Beh. racconti, anche in lingua rom e con la traduzione in italiano, i racconti veramente molto, molto belli. Fatto bello. E, oltre a questo, ho scritto un altro libro importante che è Rom, questi sconosciuti, Ah, è ecco. edito dalla Mimesis, che è una libreria universitaria, fa Certo. testi scientifici, un libro quasi di 600 pagine, quindi un tomo molto grande, dove parlo di Rom, Sinti, Calè, Manuce, Romani, Chasti, diciamo in generale, Generale. storia e cultura di Roma a livello planetario. Poi altri libri Questo libro si con chiama, quello che stavi dicendo, Rom, questo, questi sconosciuti, con intanto l'applicazione. ricordiamo l'editore di questo per chi volesse Sì, ovviamente certo. acquistare. Questo, Una comunità da conoscere, è stata edita da Abruzzo Edizioni Menabò. Menabò, ok, quindi. Mentre l'altro è la Mimesis di Milano, e Rom, questi sconosciuti, con la prefazione di Monio Vadia. Ah, sì, Un un altro grande artista, libro che ho l'ho visto scritto, infatti. Rom, Genti Libere, Beh, sempre con ecco, la proprio prefazione infatti. di Monio Vadia, con la sua prefazione, e Ah, la poi professione di ancora. Moniovale, interessante. Rom, Un grande artista, Baro Moniovale. Romano Drom, La Certo. lunga strada di Rom, Sinti, Calè, Manuce, Romani, Chals, che ho pubblicato nel 2010, insomma, diversi libri ho pubblicato, diversi Parecchio. articoli sul mondo Rom, perché insomma c'è questa necessità. Poi anche libri, e questo ci tengo a sottolineare, libri musicali, in maniera Bello. particolare tre libri pubblicati da Utofeus di Bologna, di Roberto De Caro, questo grande editore musicale italiano. E Romano Drom racchiude per fisarmonica sola, per ensemble e per orchestra sinfonica le Cavolo. mie partiture musicali. Poi c'è una presentazione in 6 lingue, anche in lingua romani, Ah, bello. oltre che inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano. E questo è un libro che è diffuso in tutto il mondo. Chi vuol fare un omaggio musicale al mondo Rom può acquisire queste partiture in lingua Rom, quindi lingua romani, Certo. per essere corretti, e può suonare con l'orchestra e quant'altro. Io Per sì. Ecco, impegni, allora i prossimi impegni, come mi quali chiedevi, possono, cioè, quali sono? Santino proiettato nei prossimi impegni, nel futuro, diciamo. Allora, io sto producendo un CD, fra i tanti, ne ho fatti almeno 30 di Mamma mia. CD, Oh, tra collo sei un artista a tutto tondo, diciamo. Oltre sul gruppone, oltre 3.000 concerti in tutto il mondo, in Mamma mia. 35 anni di attività, quindi insomma. Cioè, sei proprio un personaggio nel mondo, famosissimo nel mondo. Questo è un E onore prossimo CD farà intervistare. la colonna sonora di un film, Mamma che è un film documentario che in pratica fa un viaggio a ritroso mia. Ah, da bellissimo. Bologna, il primo documento che attesta l'arrivo di Rom in Italia. Si fa il giro dei Balcani per arrivare in Turchia, per arrivare in Armenia, andare in Iraq, Cioè, indietro Iran. nel tempo, una specie E no, di. no, proprio c'è il Ah, il percorso per percorso. arrivare, per tornare in India. Per arrivare da dove? Siamo partiti, Dalle dall'origine. origini, tipo una specie di viaggio Di nella viaggio, storia. oh, bravissimo. Stupendo, E questo stupendo. è Luca Vitone, sarà il regista, diciamo, questo è un artista, che è anche il regista di questo film Ah, un quindi po' c'è proprio questo film, particolare. La bello. produzione, lui vive a Berlino, Ah, bello. quindi sarà di livello internazionale, e gireremo tutta l'Europa, si incontreranno personaggi importanti per far capire, insomma, Vincerà pure il questo. Film Festival a Berlino, No, dai, faranno te lo metto, sarà. veramente te lo dico un po' da amico, E poi io farò la colonna sonora di questo da film. fratello, tu te lo meriti tutto, Ti veramente, perché è ringrazio. una vita che ti Quindi il stai. film, diciamo, porterà la colonna sonora di questo mio nuovo CD, che proprio la settimana prossima inizieremo a registrare. Dopodiché, l'8 e il 9, l'8 aprile vorrei ricordare la giornata mondiale di Roma. Si Ah, l'8 ricorda aprile, cavolo, che interessante. l'8 aprile del 1971 a Londra
oltre 250 associazioni da tutto il mondo si sono rincontrati per il primo grande congresso mondiale di Roma. Bellissimo. E quindi ci sarà l'8 aprile, che è la giornata mondiale di Roma. No, quest'anno si festeggerà a Cagliari, al Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra Europea per la Pace, che io ho fondato. Sono 54, l'Orchestra Europea per la Pace. Mamma mia, proprio per mandare questo messaggio di pace, di amore, di fratellanza, che ce n'è bisogno, attraverso la musica. La musica, l'orchestra esegue musica rom etnosinfonica, quindi è una cosa molto particolare, musica romani europea etnosinfonica, è una musica assolutamente originale, importante, ed è un viaggio, nel viaggio diciamo che i romani hanno condotto dal punto di vista storico, cioè dall'India, dall'Oriente fino a passare all'Occidente, quindi passando tutti gli stili musicali di Roma, quindi un'ora e mezza di spettacolo, dove c'è anche... eseguiremo sia il Murdebelli, il Padre Nostro in lingua Padre Nostro, bellissimo, ma anche in anteprima Zeffirino, il Pelé, un omaggio, il vostro santo bellissimo, che Jiménez Maya, detto il Pelé, e faremo anche a lui un omaggio in maniera in stile spagnolo, perché lui era un calò di Spagna. Quindi l'8 nel bellissimo Teatro Lirico, che è uno dei teatri più belli, non d'Italia, d'Europa, teatro prestigioso, Teatro Lirico, e grazie alla Caritas diocesana di Cagliari e l'ufficio Migrantes di Cagliari, che sono loro i promotori. Promotori di questo grosso evento. E verranno poi il 9 al Conservatorio di Cagliari, sempre, l'altro concerto, ci saranno due concerti. Uno per diciamo tutta la cittadinanza, ma credo che verranno tutta l'isola. E il giorno dopo invece per gli studenti. Un concerto aperto per gli studenti in maniera particolare, però tutti possono partecipare. Il pomeriggio parlamentari rom da diversi paesi d'Europa, il presidente della Roma Unione Internazionale, che rappresenta Roma all'ONU, Normund Rudevic, che è lettone, e viene da Riga, dalla Lettonia, e insieme agli altri membri della Roman Union ci sarà ci sarà una conferenza internazionale, sulle problematiche Roma oggi, quindi a porte aperte, ci sarà un confronto anche con il pubblico, ci sarà anche questo aspetto politico e sociale, diciamo. Ok, quindi sicuramente l'8 e il 9, poi daranno chiaro, otto e il 9 saranno grande risonanza. Due grandi eventi. E poi, se tutto andrà bene, prossimamente, non vi dico quando perché deve essere una sorpresa, suonerò ancora per Sua Santità con il mio gruppo, l'Alexian Group, in Vaticano, per Sua Santità Papa Francesco, ancora una volta, che ringrazio sinceramente, perché poi lui ama questo mur. Lui è molto aperto comunque, cioè molto sensibile sulla questione. Ad averne di Papa Francesco. È vero. Di persone sensibili e buone come Papa Francesco, e soprattutto molto umili. Ho visto proprio anche il rapporto con te, ma con tutti. È una persona, che è un vicario di Cristo, non è uno scherzo. Però lui è persona. È umile, è umano. Cioè non ha perso la sua dimensione umana, e questo Gesù Cristo era umano. Quindi è giusto che sia così. Ma io veramente ti devo ringraziare, intanto fare i complimenti, perché ci hai fatto fare un viaggio, mi sembra il viaggio di Giulio Verne, però all'interno di una vastità enorme, praticamente quella che è affascinante, la cultura universale, la storica, le persone, studiate prima di prima di arrivare a avere una conclusione pregiudizievole. Allora io dico sempre di conoscere, occorre conoscere per capire il mondo rom. Tra parentesi, nel mondo rom ci sono tanti preti e tante suore. Sono persone cattoliche. Quindi persone che hanno abbracciato lo stesso sangue. Che hanno abbracciato la fede cattolica, e sono persone per benissimo. Quindi in tutti i popoli, ripeto, ci sono i buoni e i cattivi. Bisogna stare a noi saper distinguere i buoni dai cattivi. Ma poi tra l'altro è qualcuno più in alto di noi che dovrà decidere. Io ti ringrazio infinitamente, fratello, e quindi veramente come dite voi, una pace. Bud Bhakta Sastipe, con tanta salute e fortuna o felicità. Ciao a tutti, da Salvatore Marino, il professor Sandino Spinelli, tutto per Vera Informazione TRSP, Teleradio San Pietro. Ciao, alla prossima puntata.